Signore e signori, benvenuti alla terza struttura di Maranola per la sesta giornata di campionato C2 di calcio a 5. Oggi ci sarà uno scontro decisivo per le prime posizioni in classifica. Infatti l'Heracles, secondo a 13 punti, ospita lo United Pomezia, primo con 15 punti. Chi vi parla è Francesco Di Luna, accanto a me per curare le riprese c'è Tiziana Palombi. Andiamo a leggere le formazioni per quanto riguarda l'Heracles: 1 Petrella, 3 Valente, 5 Ferrara, 6 Treia, 7 Monaco, 8 Colacicco, 9 Cordatore, 10 Riso, 11 Corona, 19 Supino, 22 Napolitano, 27 Corrente. Allenatore Matteo Macari. Per quanto riguarda invece lo United Pomezia: 24 De Plano, 3 Babusci, 5 Rozzi, 9 Moncada, 10 Carioti, 12 Contardi, 13 De Simoni, 21 Ceraldi, 23 Pulvirenti, 25 Giordina, 30 Cimini, 32 De Santis. Allenatore Alessio Caporaletti. Arbitra il signor Massimiliano Modica di Roma 2. Le squadre sono quasi pronte, si sistemano in campo per l'inizio di questo match davvero importante. Ricordiamo, lo United Pomezia è primo in classifica con 15 punti, 5 vittorie su 5. L'Heracles, dopo un filotto consecutivo di 4 vittorie, è stato bloccato dal Terracina sullo 0-0 la scorsa settimana. Vediamo le formazioni che si sistemano in campo. Per il Pomezia c'è il numero 9 Moncada, 3 Babusci, 13 De Simoni e 5 Rozzi. A porta De Plano con il numero 24. Per l'Heracles a porta il solito Petrella, Ferrara, Michele Corrente, Colacicco e Cordatore. Anzi no, Riso. Parleremo tra poco dei giocatori in campo, principalmente delle due stelle, una dalla parte e una dall'altra. Per il Pomezia Moncada, bomber a tutto tondo per la squadra in completo nero, ha segnato in 7 partite su 8 in questa stagione, 15 gol stagionali, 6 in Coppa Lazio e 9 in campionato. Dall'altra parte Riso, bomber dell'Heracles con 5 reti in campionato e una in Coppa Lazio. Quasi tutto pronto. Colacicco con Corrente sul punto di battuta, siamo pronti. Fischia il signor Modica all'inizio della partita. Ferrara gestisce il primo pallone per l'Heracles. Questo sarà uno scontro fondamentale. Siamo solo alla sesta giornata, ma è già uno scontro diretto. Sono le uniche due squadre imbattute di questo campionato. 23 gol fatti per lo United Pomezia, soli 6 subiti, 16 fatti dall'Heracles e soli 3 subiti invece, che è la miglior difesa fino a questo momento del campionato. Concede davvero poco la squadra di casa. Intanto il capitano De Simoni tocca il pallone, lo scambia con Babusci, chiude ottimamente Riso. Parte forte il Pomezia come sempre, una squadra che ha dimostrato in questo avvio di campionato di essere veramente una furia, segna davvero tanto. Prova Babusci, murato ancora da Riso, ancora lo scambio, il capitano De Simoni chiama il taglio per Moncada, il dribbling supera Michele Corrente, non è mai facile. Riparte intanto Ferrara, punta Babusci, la conclusione murata, ancora Ferrara, chiuso in fallo laterale. Dicevo, un Pomezia davvero prolifico sotto il punto di vista realizzativo. 23 gol fatti in campionato, 13 in Coppa Lazio. Moncada bomber assoluto per la sua squadra, è il fulcro lì avanti per il suo team. Intanto Riso ruba palla e tenta la conclusione che va sul fondo, però riparte Babusci, scambia ancora con Rozzi, ancora De Simoni chiama il taglio a Rozzi, chiude per la terza volta Riso. Intanto rischia Petrella, fortunatamente la deviazione di Rozzi non finisce in rete.
Ancora Michele Corrente, riparte dal basso, Ferrara cambia con Colacicco, lo punta Colacicco, murato da Rozzi. Partenza sprint per entrambe le squadre, tenta intanto la conclusione Ferrara, chiude Rozzi. E diciamo, se sotto il punto di vista realizzativo è davvero prolifico il Pomezia, invece per quanto riguarda le reti subite, almeno in Coppa ha dimostrato qualche difetto. Infatti 9 le reti subite in 3 match di Coppa, con 2 pareggi addirittura per 5-5 e 4-4, uno con l'Atletico Ciampino e l'altro con il Lepanto. Quindi potremo vedere in alcune situazioni il Pomezia concedere qualcosa in più ai ragazzi di casa, ma sicuramente dovranno stare attenti però i locali a non concedere troppo a Moncada e De Simone, le due stelle di questa squadra. Ancora Babusce, scambia con Rozzi, ancora De Simone, chiama a Rozzi di alzarsi, controlla bene questo pallone, si riappoggia ancora al capitano, scambia con Moncada che si abbassa, sbaglia in questo caso Rozzi invece il passaggio per Moncada. Un giropalla fino a questo momento positivo, ma in questo caso forse hanno esagerato. Riso intanto appoggia per Ferrara che scambia con Corrente, ancora cercano la giocata giusta, rischiano intanto, chiama il fallo, la prende di mano Moncada, ma rischiano ogni tanto con questo fraseggio Corrente e Ferrara. Chiuso con la Cicco da Moncada, Corrente sul punto di battuta, Riso trova Michele Corrente, ancora sbaglia il passaggio Michele Corrente, la ripartenza di Simoni, supera Ferrara e buca Petrella, il vantaggio per il Pomezia lo segna il capitano De Simoni con una ripartenza dopo uno scambio sbagliato tra Corrente e Riso. Il capitano va a puntare Ferrara che rimane impassibile, buca poi Petrella, parte in salita questa partita per i locali che sono già sotto 1-0 al quinto minuto di gioco. E quindi 1-0 per gli ospiti. Ancora preme il Pomezia che va subito a prendersi un fallo laterale. Ricordiamolo, questa, anzi un calcio d'angolo, una partita importante. Chiude Michele Corrente intanto. Fallo di mano di Colacicco. Punizione da distanza ravvicinata. Dicevo, è una sfida importante perché nel caso in cui il Pomezia dovesse vincere ci sarebbe un piccolo vuoto tra la prima e la seconda, poi di 5 punti, sempre tenendo conto poi dei risultati dagli altri campi, perché poi ci sono Buenaonda e Lido il Pirata a quota 10 punti, sì, che comunque nel caso di vittoria del Pomezia rimarrebbero massimo a 5 punti di distanza. Quindi l'Heracles deve giocare per la vittoria, almeno per il pareggio. Intanto parte Rozzi, scambia con Moncada, il dribbling, il sinistro che sfiora il palo, vicini anche al doppio vantaggio. Moncada che potrebbe davvero far male in questa partita. Intanto fischia il fallo ottenuto da Colacicco dopo un duro contrasto con Rozzi, perno centrale del Pomezia. Prime scaramucce tra i due. Diciamo, Moncada in qualsiasi momento potrebbe far male alla difesa biancorossa. Ricordiamolo, ha siglato 15 reti tra Coppa e campionato, sempre in rete tra Coppa e campionato, tranne una partita, la seconda di campionato. Parte Riso, la punizione, murato da De Simone, ancora la ripartenza, Moncada,
chiuso da Risa ottimamente e l'arbitro dice che la palla è per i locali. Michele Corrente ancora si appoggia a Ferrara, scambia con la Cicco, protegge questo pallone, Corrente ancora per Ferrara, scambia con Corrente, chiuso con la Cicco che dice di essere in anticipo, ma Rozzi riesce a ottenere questo fallo laterale. Ancora De Simoni, scambia con Rozzi, De Simoni controlla bene questo pallone, supera con la Cicco, ancora prova il dribbling su Riso che non esce, ancora Riso recupera un altro pallone, bravo Riso in questa fase iniziale, ha recuperato già 5 palloni, ripartenza, chiuso Rozzi, De Simoni intanto può puntare, chiuse, ancora il solito Riso, tanto un fallo fischiato a favore dell'Heracles. Ancora non c'è tempo per le pause, subito con la Cicco, bella la conclusione ma para senza problemi De Plano, intanto rischia Petrella dopo una deviazione di Ferrara. De Simoni aveva tentato la conclusione, vantaggio degli ospiti per 1-0 dopo 10 minuti di gioco. Una sfida aperta, abbastanza accesa, siamo già a 2 falli per gli ospiti e 1 per i locali. Ricordiamolo sempre, è importante anche tener conto dei falli perché al 6° fallo iniziano i tiri liberi. Tanto bella la conclusione di Babbusci, para comodamente però Petrella. Fallo subito da Riso da parte di Moncada, ha protetto già tantissimi palloni Riso in questa prima fase, di solito lo vediamo in splendida forma lì davanti, invece sta facendo un ottimo lavoro anche in fase di non possesso. Tanto chiama lo scambio Riso, Michele Corrente sbaglia il passaggio, qualche errore di troppo da parte di Michele Corrente. Tanto bella ripartenza, Michele Corrente dentro per Colacicco, avanti al portiere, sbaglia Colacicco, 2 contro 1, non prende bene le misure Antonio Colacicco, ma che occasione per l'Heracles. L'Heracles è vivo però, una bella ripartenza, scambio Corrente Colacicco dopo un bel dribbling di Ferrara, però Colacicco si lascia ipnotizzare dal portiere avversario e tira fuori. Però l'Heracles è vivo, dopo lo svantaggio iniziale si è risvegliato e sta cercando di trovare il modo per scardinare questa difesa. E questa è una di quelle situazioni in cui appunto diciamo il Pomezia spesso concede qualcosa. Ancora Michele Corrente recupera il pallone, Riso col sinistro di punta, largamente fuori. Diciamo il Pomezia concede diverse occasioni, però poi lì davanti è davvero cinico, quando si crea l'occasione difficilmente sbagliano i ragazzi di mister Caporaletti. Intanto è entrato il numero 23 Pulvirenti al posto di Rozzi. Ferrara recupera questo pallone grazie all'aiuto di Riso, non controlla ottimamente questo pallone, ancora Michele Corrente rischia, intanto escono benissimo però con questo giro palla, Michele Corrente ancora si alza, dentro per Ferrara, c'era un contatto, chiedono il rigore ma l'arbitro dice che non c'è stato nulla. Intanto Pulvirenti scambia con De Simoni, taglia dentro, bello il taglio, ma esce Petrella in maniera ottimale, entra anche il numero 10 Carioti al posto di Moncada che già ha bisogno di rifiatare. Nessun cambio ancora per l'Heracles. Intanto sbaglia questo passaggio il numero 30 Cimini, che è entrato al posto di Babbusci. L'unico rimasto in campo fino adesso per il Pomezia è il capitano De Simoni. È entrato anche Corona al posto di Ferrara.
diciamo, da segnalare l'assenza in panchina di Yuri Mella per l'Heracles, un'assenza che potrebbe pesare. Sempre importante il suo apporto per i ragazzi di casa. Intanto guadagna un ottimo fallo Colacicco, colpito da Cimini, intanto corrente, murato ancora da Cimini, guadagna un buon fallo Colacicco, un po' troppo frettolosi forse nella battuta, però in questo caso. Intanto siamo al tredicesimo, ancora 1-0 per il Pomezia. Intanto Corona tocca i suoi primi palloni, supera bene Pulvirenti, guadagnano un buon calcio d'angolo. Dentro il pallone di Corona, non arriva Colacicco, intanto chiama il time out Caporaletti, è tempo già di rifiatare. Una partenza abbastanza accesa, azioni già da una parte e dall'altra, qualche occasione concessa ai locali, però il Pomezia fino adesso a fare la partita. A colloquio Corrente, Riso e Corona probabilmente parlano dell'errore che c'è stato nel momento in cui hanno preso la ripartenza, uno scambio tra Corrente e Riso non ben calibrato che ha portato alla ripartenza di De Simoni, che superando poi in dribbling Ferrara ha bucato Petrella per il quarto gol subito in questo campionato da parte dell'Heracles, che rimane ancora comunque la miglior difesa. Tanto richiama le squadre in campo il signor Modica, palla al Pomezia, De Simoni per Cimini che scambia con Pulvirenti, ancora sbaglia Cimini, forse la poca esperienza, un ragazzo giovane. Corona intanto scambia con Riso, sul pallone non arriva Monaco, ma che occasione, un tiro cross velenosissimo, ma si è fatto male Monaco appena entrato, problema allo stinco. Fischia l'arbitro, ci sarà probabilmente un altro cambio, appena entrato Monaco, prima azione, rientra Colacicco. Non è arrivato a colpire il pallone Monaco e ha sbattuto sul palo, lo stinco sul palo, speriamo nulla di grave per lui. È entrato anche il numero 25 che sbaglia il passaggio, Colacicco, il dribbling, scambia con Corona, e il gol, il pareggio Corona, lo scambio con Colacicco e buca De Plano, il pareggio riagguantato dai ragazzi di casa, Corona è 1-1. Dopo l'occasione avuta da Monaco che non arriva sul pallone e si infortunia, entra Colacicco che subito regala a Corona un pallone splendido per siglare questo gol del pareggio. Allora si ricomincia dal risultato di parità, siamo sull'1-1 al sedicesimo. Abbiamo detto, concede qualcosa il Pomezia dietro. Abbiamo detto il numero 25 Giordina, entrato al posto del numero 30 Cimini, pochi minuti per lui in campo. Intanto Corona tenta il dribbling rischioso ma gli riesce, scambia ancora con Michele Corrente che cerca Colacicco che non riesce a controllare questo pallone. Allora diciamo, è importante per l'Heracles non perdere questo incontro. Intanto l'arbitro che aveva dato il vantaggio non fischia il fallo e Riso si ferma intanto. Qualche protesta in campo. Il dribbling di Giordina che non riesce su Colacicco che è partito veramente a razzo in questo incontro. Ha guadagnato diversi falli, l'assist per il gol, buona la sua partenza in questa gara. Riso intanto scambia con Colacicco, Corrente si abbassa troppo, Petrella rischiano ogni tanto con questi passaggi,
Riso per Corona, alza il pallone per Michele Corrente, bello lo schema, il pallonetto di Michele Corrente, ma blocca comodamente De Plano. Ripartenza del Pomezia, De Simoni, si accentra il mancino murato da Corrente. Intanto il numero 23, Pulvirenti, la conclusione parata da Petrella, bel intervento. Dice che è angolo il numero 10 Carioti, ma l'arbitro dice rimessa dal fondo. E infatti è calcio d'angolo, aveva parato Petrella, mi sembrava strano fosse rimessa dal fondo. Di petto Michele Corrente allontana questo pallone, tenta la conclusione da lontano Monaco che rientra, ce l'ha fatta allora a recuperare, rientra al posto di Colacicco, piccolo problemino allo stinco. È entrato anche il numero 32 De Santis, pallonetto per Carioti, pallone che non arriva a nessuno, è uscito anche De Simoni, pronto anche a bordo campo Contardi. La conclusione di Riso deviata da Pulvirenti, rimessa laterale in zona d'attacco. Corona cerca Monaco, murato da Giordina. Calcio d'angolo ancora per Corona, scambia con Riso, bello lo schema, dentro chiude tutto De Santis. Cambia continuamente il Pomezia in corsa, tantissimi cambi, hanno giocato praticamente quasi tutti i giocatori in distinta, sta entrando anche Contardi, quindi poi mancherebbe solo Ceraldi, che è il secondo portiere. Ottiene un ottimo calcio d'angolo Monaco, diciamo importante per l'Heracles non perdere questa partita, almeno il pareggio, per non creare un vuoto tra la prima e la seconda, per rimanere a due punti. Riso tenta il volo, murato da Carioti con la mano, quindi guadagna un fallo da posizione pericolosa. Lì Corona o Riso possono fare male, una posizione pericolosa. Rientra Moncada, ed entra anche, come detto, Contardi. Moncada, rapace d'aria da rigore, vedremo se anche quest'oggi andrà a segno. Intanto era tiro libero, ed è tiro libero. Riso parte e segna la rete di Riso, sesto gol in campionato per lui, buca De Plano. Ottimo il tiro di Riso, 2-1, vantaggio dell'Heracles. Certo al ventesimo già sei falli commessi dai giocatori del Pomezia, hanno rischiato, l'azzardo è costato caro, non dovranno fare falli da qui alla fine perché altrimenti ci saranno ancora tiri liberi. Intanto Riso con questo gol va a 6 centri in campionato, ma l'Heracles si è svegliato, ha risposto benissimo allo svantaggio ed è 2-1 adesso. Si dovesse chiudere con questo risultato, l'Heracles diventerebbe primo in classifica, questa sarebbe la notizia di questa giornata, scavalcherebbe il Pomezia, andrebbe a 16 punti, ma la gara è ancora lunga. Mancano circa 10 minuti del primo tempo, più tutta la ripresa. Vediamo come evolverà la situazione. Forse costano anche al Pomezia i troppi cambi in corsa, che non hanno fatto trovare la quadra giusta fino a questo momento per il Pomezia, nonostante una buona partenza, dobbiamo dirlo. Entra anche Treia al posto di Riso.
quinto gol su azione per Riso, 1 sul rigore, anzi questo non è neanche su azione perché comunque da un calcio piazzato, quindi primo gol su tiro libero in questa stagione per lui. Bella la conclusione di Rozzi che rientra in campo ma a fil di palo. Intanto ancora Moncada, bello il dribbling, appoggia a Rozzi, Contardi tocca uno dei suoi primi palloni, Moncada si accentra, murato bene da Treglia, intanto ancora Rozzi cerca lo spazio per il tiro, bella la giocata con i piedi, ancora palla a Moncada, trova Contardi, De Santis, ancora un dribbling chiuso da Michele Corrente ma ancora recupera il pallone Moncada, chiama il fallo Caporaletti ma l'arbitro dice di continuare. Questo pallone arriva comodamente tra le braccia di Petrella che riparte, palla alta per Monaco, non proprio una buona idea dato la statura, soprattutto la marcatura di Rozzi, il doppio. Rozzi ancora sbaglia la lettura del passaggio e Corona recupera, intercetta ma sbaglia lo scambio con Treglia, però fosse andato a buon fine, c'era un 2 contro 1, Corona Monaco potevano far male. A parte questa gara i risultati del Pomezia di questa stagione sono intanto la conclusione di Moncada che si gira, tiro che va a fil di palo, bella la conclusione del numero 9, chiama intanto il time out, Macari rifiatano i locali, a colloquio proprio Macari con Monaco, spiega i movimenti che deve fare lì davanti. Diciamo il Pomezia è davvero un inizio di stagione incoraggiante. Di 8 partite, 6 vinte e 2 pareggi, quindi imbattuta fino a questo momento. L'Heracles in campionato si è imbattuto, però ha perso l'andata di Coppa Lazio con il Colleferro e poi 5 vittorie e 2 pareggi. Quella di oggi è davvero una gara importante per capire di che pasta sono fatte le prime due classificate. Si riprende Corona, scambia con Treglia che getta questo pallone direttamente fra le mani di De Plano, sbagliato il passaggio. Rozzi scambia con Contardi, il dribbling tentato su Michele Corrente che non è mai una buona idea nell'uno contro uno, poco concede il numero 27. Intanto alto il baricentro del Pomezia, Moncada tenta il dribbling ma torna dietro da Rozzi, ancora per De Simoni, con l'uscita del capitano hanno concesso qualcosa in più sicuramente, la sua assenza in campo si è sentita. Intanto sbaglia questo passaggio Rozzi, bello il dribbling di Michele Corrente che ottiene questo fallo laterale al 27esimo, siamo sul 2-1. Moncada sbaglia il passaggio per Rozzi che però non ha letto comunque bene la situazione, incomprensione 3-2. Michele Corrente appoggia per Treglia che sbaglia ancora un passaggio un po' impreciso, Treglia in fase di impostazione. Intanto Moncada riceve questo pallone, Rozzi intercetta ancora Riso, Petrella spazza questo pallone. Certo al Pomezia potrebbe far comodo anche un pareggio
quest'oggi. Un pareggio qui in casa dell'Heracles, una delle favorite per questo campionato insieme appunto al Pomezia, potrebbe comunque tornare utile per le sorti di questo campionato, anche perché di squadre che possono dar fastidio a queste due ce ne sono davvero poche. Tenta la conclusione Rozzi, murata da Treia. Intanto Monaco tenta di arrivare su questo pallone, ma chiude ancora Rozzi. Diciamo, ha fatto un po' notizia il risultato. Intanto tunnel di De Simoni su Monaco, che ottiene un ottimo fallo subito da Michele Corrente, che però come al solito non fa passare nessuno. Diciamo, ha fatto un po' notizia il... Intanto ha ammonito Riso, forse per proteste. Ammonizione per Daniele Riso e intanto punizione da posizione invitante per De Simoni. Lì vicino alla porta, come un rapace, c'è il solito Moncada che chiama uno schema alzando il dito indice. Guarda il posizionamento della barriera il capitano. C'è sicuramente uno schema. De Simone parte murato proprio da Rozzi. Intanto ancora la conclusione di Moncada sul fondo, però ancora Riso tenta la conclusione sul fondo, però diceva, ha fatto notizia il risultato di settimana scorsa, il Terracina che blocca l'Heracles sullo 0-0, come al solito non concede nulla l'Heracles, però con l'attacco tra virgolette stellare che si ritrova non è riuscito a sbloccare il risultato. Intanto è entrato Supino, un altro fallo subito questa volta da Moncada, il quarto a favore degli ospiti. Intanto dopo il primo tiro libero non ha più subito falli l'Heracles, quindi molto, molto più attenta la difesa degli ospiti, perché avrebbero rischiato ancora di subire gol sul tiro libero, cosa che è costata cara per il gol del vantaggio di Riso. Moncada sul punto di battuta, vediamo se c'è uno schema, no, direttamente alla conclusione, murato da Colacicco che esulta come se fosse un gol. Siamo al 31esimo intanto, probabilmente si giocherà solo un altro minuto. Moncada cerca lo spazio per il tiro, scambia con De Simoni, la conclusione murata ancora da Colacicco, in ottima forma quest'oggi, numero 8. Dopo essersi sbloccato due giornate fa in campionato con la rete del 4-1 su Lido il Pirata, De Simoni, Rozzi devono trovare lo spazio per cercare un'ultima conclusione. Tanto il tempo pare quasi scaduto, intanto Rozzi cerca lo spazio ancora di Simoni, l'ultima occasione probabilmente, intanto ripartenza. No, pallone che esce fuori, palla per l'Heracles, si spegnerà probabilmente così il primo tempo. Ricordiamo il risultato sul 2-1, palla lunga di Riso direttamente tra le braccia di De Plano, si giocherà penso per altri 40 secondi fino al 32esimo. Ripartenza Treia, dentro, sbaglia il passaggio Treia, poteva tentare la conclusione e concede un'altra ripartenza al Pomezia, l'ultima questa volta davvero per questo primo tempo. De Simoni dice di alzarsi, ripartenza Supino, sbaglia ancora, ancora Moncada tenterà, subisce un altro fallo, ma finisce così il primo tempo, 2-1 dell'Heracles sullo United Pomezia. Decidono il gol di Corona e Riso dopo il vantaggio di De Simoni. Squadre negli spogliatoi,
Scaramucce intanto in campo, proteste di Colacicco e Cordatore. Intanto ammonito anche Colacicco. Rieccoci, le squadre sono rientrate dagli spogliatoi, siamo sul risultato di 2-1, vantaggio dell'Heracles sul United Pomezia, decidono Riso e Corona dopo lo svantaggio subito da De Simoni. Si ricomincia, assisteremo a un accesissimo secondo tempo. De Simoni cerca Moncada, i due si cercheranno spesso, ferma tutto Ferrara, Colacicco appoggia a corrente, i tre minturnesi, non controlla bene questo pallone però Ferrara. In campo per il Pomezia c'è Rozzi, Babbusci, De Simoni e Moncada, la stessa formazione partita titolare, primo tempo. Intanto sbaglia il passaggio Moncada e concede un calcio d'angolo ai locali, a porta De Plano per il Pomezia, invece per l'Heracles Petrella, Riso, Ferrara, Colacicco e Corrente. Corrente si appoggia a Riso che tenta direttamente la conclusione, alta sopra la traversa però. Entrambe le squadre hanno tutte le intenzioni di vincere questa partita, non solo pareggiarla, perché è fondamentale per ottenere la prima posizione in classifica. Riso scambia con Ferrara, intercetta il capitano De Simoni, bello il dribbling però intercetta Colacicco, ancora Colacicco, ripartenza 2 contro 1, Corrente, la conclusione di Colacicco murata da Babbusci e poi va a chiudere Colacicco, subito intenso l'avvio dei ragazzi di casa, Colacicco soprattutto. Tanto bene il dribbling di Babbusci, non fischia un fallo laterale, l'arbitro chiamato da Corrente tenta la conclusione che però finisce largamente fuori, addirittura in fallo laterale. Riso per Ferrara, Michele Corrente, chiuso da Babbusci, sarà rimessa laterale. Colacicco intercetta bene questo pallone, lo protegge, scambia con Riso che sbaglia il passaggio per Di Simoni, concede la ripartenza Di Simoni davanti a Petrella, chiuso, bello l'intervento coi piedi del portiere di casa, non concede mai nulla Petrella. Non a caso solo i 4 i gol subiti fino a questo momento in campionato. Intanto a terra Riso, problema al flessore della gamba destra per Daniele Riso, speriamo nulla di grave, la sua presenza in campo è fondamentale soprattutto per questo secondo tempo, in questa fase delicata. Intanto si scalda Corona, potrebbe essere uno strappo muscolare, non ce la fa, zoppica vistosamente, ha un problema muscolare Daniele Riso che si ferma, entra Corona al suo posto. È un peccato, in una delle fasi più importanti della gara si ferma Daniele Riso. Vediamo come risponderanno i ragazzi in campo. Tanto restituiscono sportivamente il pallone a De Plano. Rozzi scambia con Babbusci, bene il passaggio per Moncada che non riesce a proteggere questo pallone, non tanto positiva la prestazione di Moncada fino a questo momento. L'abbiamo descritto come
la stella della sua squadra in fase realizzativa sicuramente, però dal punto di vista del gioco non molto presente fino a questo momento. Bello Colacicco dentro per Corrente che non aggancia questo pallone. Babbucci per Rozzi, scambia ancora con Di Simoni, il dribbling murato da Corona. Di Simoni appoggia per Rozzi, fondamentale l'apporto fino a questo momento del capitano Di Simoni, gol e fluidità di gioco per i suoi compagni. Corona gioca bene questo pallone, Ferrara lo rigioca, diciamo tre minturnesi doc in campo per l'Eracles, Corrente, Ferrara e Colacicco. Di Simoni intanto tenta la conclusione, una posizione pericolosa, Ferrara devia però ed è calcio d'angolo. Non arriva sul pallone Rozzi, che occasione. Di Simoni un ottimo pallone in mezzo ma non arriva il numero 5, che occasione, terza occasione per il Pomezia nella ripresa che è partito sprint. Sbaglia questo passaggio Michele Corrente, non è da lui. Rozzi poco fa ha avuto sui piedi la palla del possibile pareggio ma non è arrivato sul pallone. Di Simoni intanto subisce un fallo netto da parte di Corona, fischia senza esitazione l'arbitro Modica di Roma 2. Ancora non si rialza il capitano, forse qualche problemino per lui, ha avuto un contrasto sull'adduttore ma ce la dovrebbe fare, solo una contusione. Zoppica anche il capitano. Di Simoni sul punto di battuta ce la fa, vediamo se cercherà la conclusione o ci sarà uno schema. Intanto il numero 23 Pulvirenti è entrato al posto di Babbucci, la conclusione di De Simoni largamente fuori che non impensierisce Petrella. Protegge questo pallone con la Cicco, laterale per l'Eracles, Corrente. Bella la palla di Corona per Ferrara che aggancia, ma il controllo poi non è positivo. Pallone di nuovo tra le braccia di Petrella. Che palla di Corona. Ancora Ferrara. Il dribbling su Moncada, ma è stato uno spalla a spalla, dice l'arbitro. Parte ancora Giordina che scambia con Rozzi. Si accentra. Tenta ancora la conclusione, bello il tiro di Rozzi ma largamente fuori. Dobbiamo dirlo, sicuramente più positiva la partenza degli ospiti che hanno avuto già quattro occasioni da gol, una in particolare davvero nitida. Chiede il fallo con la Cicco ma l'arbitro non fischia nulla, sta lasciando correre davvero tanto in questa fase De Simoni. Cerca Moncada, protegge bene questo pallone, numero 9. De Simoni ancora, cerca di accentrarsi. Palla a Moncada. Rozzi, bello il pallone dentro per De Simoni che non arriva però. Si riparte dal fondo per l'Eracles. Certo. Chiama invece il fallo laterale l'arbitro, si ribatterà. Andare sul doppio vantaggio sarebbe importante per i ragazzi di casa, per gestire meglio questo fallo. Subito intanto appena entrato, tarda la conclusione, viene murato
Intanto Moncada, eccolo il gol! Il 16° gol stagionale per il numero 9 del Pomezia, Moncada, il 10° in campionato. E intanto Supino è ancora a terra. Qualche timida protesta dei locali, però l'arbitro dice che era solo uno spalla a spalla tra Supino, che ha tardato la conclusione, ha concesso questa ripartenza, e Moncada, dopo un bellissimo scambio con Pulvirenti, ha freddato Petrella. L'avevamo detto, Moncada, nonostante un po' fuori dal gioco soprattutto nel primo tempo, è riuscito a segnare anche quest'oggi, 8ª gara in cui fa centro su 9. Davvero un attaccante prolifico, importante per il Pomezia sicuramente questo pareggio. Adesso l'Heracles dovrà trovare il modo, anche senza Riso in campo, di trovare la chiave giusta. Intanto avevamo detto, era appena entrato Supino al posto di Corrente, è entrato anche Trei al posto di Ferrara. Colacicco protegge questo pallone, Corona dentro per Colacicco, si gira bene a fil di palo, bello il tiro di Colacicco. Intanto Treia gioca questo pallone con Supino, il suo mancino, il dribbling riuscito, chiama la regola del vantaggio l'arbitro, ma ci poteva stare un fallo da lì, che era da posizione pericolosa. Corona blocca tutto il numero 25, intanto incredibile la conclusione di De Simoni, neutralizzata da Petrella, e l'arbitro va a ammonire anche Treia per proteste. Una fase di gioco davvero accesa, Petrella però ha neutralizzato una splendida conclusione di De Simoni, sta rischiando adesso l'Heracles. Tanto Riso sembra aver recuperato, forse rientrerà in campo il numero 10, che scalpita a bordo campo. Tanto calcio d'angolo per il Pomezia, che ha rischiato di andare in vantaggio. Abbiamo detto terza munizione per l'Heracles. La conclusione, bellissimo l'intervento di Petrella, ancora il numero 1 si fa trovare pronto sulla conclusione di De Santis. Splendida la conclusione, ma ancora più splendida la parata di Petrella. Ancora Petrella sul numero 25, Giordina. Due grandi interventi consecutivi di Petrella. E questa volta invece non può fare nulla, 3-2 per il Pomezia, segna Giordina, una conclusione che ha freddato il numero 1 dell'Heracles, ma nessuno è andato a murare la conclusione del numero 25. 3-2 per il Pomezia, chiama la sveglia Monaco, appena rientrato in campo, però l'Heracles, dopo aver disputato un ottimo primo tempo, intanto subisce un fallo Monaco, ma l'arbitro non fischia nulla, nervosismo in campo. Dovrà rifare tutto di nuovo l'Heracles, intanto Monaco, la conclusione a fil di palo. Quante emozioni in questo secondo tempo,
rimonte su rimonte. L'Heracles rimonta dopo lo svantaggio 1-0, 2-1 e il Pomezia dopo lo svantaggio fa un'ulteriore rimonta, 3-2 per gli ospiti. Monaco cerca la conclusione, la trova, ma cicca il pallone, ripartenza ancora. Monaco ancora, bella la giocata di Monaco. Fischia fallo l'arbitro questa volta, ottimo il lavoro di Monaco. Non c'è tempo davvero per dire una cosa che ne accade subito un'altra. Ha ammonito anche il numero 23 Pulvirenti, che ha commesso fallo su Monaco. Corona sul punto di battuta. Fondamentale riagguantare il pareggio per l'Heracles. Questo svantaggio pesante. La conclusione di Supino a fil di palo. Diciamo importante riagguantare almeno il pareggio per l'Heracles. Ancora un fallo subito da Monaco. Ottimo il lavoro di Monaco negli ultimi minuti, ha guadagnato due falli. In questo momento Pomezia a quota 18 punti, Heracles fermo a 13, 5 punti di distacco tra prima e seconda. Un distacco troppo pesante in questo momento. Tanto ci sono stati diversi cambi per il Pomezia, che tanto sbaglia la conclusione di Supino, nervoso, che subisce un fallo secondo lui da Pulvirenti, ma l'arbitro non fischia nulla. Molti cambi per il Pomezia, che continua la politica adottata anche nel primo tempo. Il numero 32 De Santis, numero 25 Giordina, che ha segnato il gol del 3-2. Subisce fallo questa volta Supino, abbastanza nervoso in campo, riesce al posto di Corrente. L'arbitro ha qualcosa da dire a Supino proprio per il suo nervosismo. Corona, male il pallone per Monaco. In campo è entrato anche Carioti, numero 10, è rientrato Babbusci. Non fischia nulla anche in questo caso l'arbitro, riparte ancora il Pomezia. Tanti scintille in campo, intanto Corona protegge bene questo pallone. Tenta un tunnel rischioso e chiude poi Petrella. Siamo al 18esimo, la partita è davvero accesa, assisteremo a un finale intenso. Chiama la distanza l'arbitro, Monaco non ha seguito quelle che sono le regole del regolamento, scusate il gioco di parole. Rientra il capitano De Simoni per dare ordine. Tutte le volte che esce il Pomezia concede qualcosa in più. Babbusci per De Simoni, dentro, chiude Corona. Riparte Monaco, si appoggia a Corona. Per Treia. Sbaglia Treia il passaggio. Ancora il numero 32, chiude bene Petrella. Babbusci poi riprova, Murato. Ancora De Simoni. Dentro, è il 4-2. 4-2, segna il numero 32 De Santis. Davvero cinici sotto porta i ragazzi del Pomezia, ma che assist di De Simoni. Rientra intanto Riso, nonostante qualche acciacco, la sua assenza si è sentita, senza di lui. Tre gol subiti nel secondo tempo. Ammonito anche Monaco. Ammonito anche
numero 7 dell'Heracles. Quarta ammonizione per i ragazzi di casa. Siamo sul 4-2. A questo punto dovrà dare tutto la squadra di casa per trovare la via perlomeno del pareggio. Ma in questo secondo tempo davvero un lavoro splendido degli ospiti e la politica dei cambi di mister Caporaletti fino a questo momento ha dato i suoi frutti. Non a caso per il Pomezia ben 7 marcatori stagionali. E a questo punto, nonostante protegge bene questo pallone Carioti, subisce ancora un fallo Monaco. Buon lavoro del numero 7. Dicevo, nonostante l'ottima difesa dell'Heracles, che ha subito solo 3 gol nelle prime 5 partite di campionato, quest'oggi ne ha presi 4 fino a questo momento, più di quanti ne aveva subiti in tutte queste prime partite, e va a 7 gol subiti, si avvicina al Pomezia proprio che in questo momento ne ha 8. Corona, la conclusione murata da Moncada che è rientrato in campo, il bomber del Pomezia, sbaglia il passaggio Monaco, un po' in confusione l'Heracles, sicuramente hanno dato molto a livello di energia anche nel primo tempo, ma questo Pomezia regala davvero poco. Corona per Monaco, ancora Corona, il dribbling ben riuscito dentro per Colacicco, accorcia le distanze Antonio Colacicco, 4-3. Si può fare ancora, mancano 10 minuti al termine della partita, accorciano le distanze, è 4-3. Bella la conclusione di Antonio Colacicco, il pallone servito splendidamente da Corona che ha messo a tu per tu con la porta sguarnita, Colacicco che mette a segno la sua seconda rete in campionato dopo le due in Coppa Lazio. Colacicco prova a girarsi, chiuso. Scambia De Simoni con Rozzi, rientrato in campo Babbusci, di nuovo in campo la formazione tipica, sbaglia intanto questo rilancio Corona, tipica del Pomezia, con Babbusci, Rozzi, De Simoni e Moncada, probabilmente per difendere bene questa fase di gara. Riso controlla bene questo pallone, protegge bene il pallone, tutto si può ancora fare, mancano circa 8 minuti al termine della gara. Riso per Monaco, chiede il fallo con la Cicco, tanto Corona per Monaco, il dribbling non riuscito, Moncada, il dribbling, il sinistro, intanto è entrato a porta Napolitano al posto di Petrella. Corona, Colacicco, devono trovare il modo per trovare il gol del 4-4, intanto subisce fallo Colacicco. Il quinto fallo, al sesto sarà tiro libero, quindi da tenere d'occhio anche questa situazione. Ottimo il lavoro di Colacicco. Riso sul punto di battuta. Scambia con Corona. Riso. Scambia ancora con Colacicco. Che intervento di De Plano.
Meravigliosa conclusione di Riso, sarebbe finita sotto al set. Scambio splendido con Colacicco, ma De Plano si fa trovare pronto. Calcio d'angolo. Colacicco, eccolo! Il gol del 4-4, la doppietta di Colacicco! Riagguanta il pareggio, magari in campo! 4 pari! Colacicco, Fredda, De Plano e il gol del 4-4. Pareggio importantissimo in questo momento per l'Heracles, che non ha intenzione di regalare i 3 punti al Pomezia. Ancora una rimonta, la terza di questa partita. Ma che partita, 4-4. C'è ancora tempo per andarla a vincere. Più di 5 minuti, tutto ancora è possibile. Con questo risultato si torna con United Pomezia a 16 punti e l'Heracles a 14. De Simoni per Rozzi, che scambia con Moncada. Cerca di liberare il mancino. Scambia con Babusci. Rozzi ancora per De Simoni. Chiuso bene da Riso. Il dribbling, ma sbaglia. De Simoni ancora scambia con Rozzi. E che conclusione di Rozzi, che finisce a fil di palo. Napolitano intanto alza Rozzi. Rissa in campo. Queste sono le cose che non vorremmo vedere. Le cose che non vorremmo vedere. L'arbitro espelle un giocatore dell'Heracles. Rissa in campo. L'arbitro caccia il cartellino rosso più volte. Valente, nervoso, forse espulso proprio Valente, che se la prende con Rozzi. Tutto nasce da uno scontro tra Napolitano e Rozzi. Espulso proprio Valente, il numero 3 dalla panchina, che è entrato in campo in maniera irruenta. Il nervosismo che nasce dallo scontro tra Napolitano e Rozzi. L'arbitro ha il cartellino giallo in mano. Tanto ricordiamolo, espulso Valente per l'Heracles. Scintille in campo. D'altronde questa è una partita di cartello, sapevamo che oggi poteva andare così. Vediamo chi ammonisce l'arbitro. L'arbitro ammonisce Rozzi e Napolitano. Si calma la situazione. Ci sarà dobbiamo pensare anche un cospicuo recupero. Ma che situazione bollente che si è venuta a creare in campo. C'è ancora qualcosa che non va. Valente, nervosissimo, dagli spogliatoi, provoca i giocatori avversari. L'arbitro va a calmare la situazione. Allora, la tranquillità è ritornata in campo, speriamo sia così fino al termine del match. Si riprende dal 4-4, ci sarà un cospicuo recupero, immaginiamo di almeno 4-5 minuti, non si gioca da circa 3 minuti di effettivi. Intanto è espulso anche il dirigente dell'Heracles. Espulso o probabilmente incaricato di andare a calmare Valente. Si riprende intanto con una rimessa del fondo per Napolitano. Che gioca il pallone, ancora non si riprende. L'arbitro Bodica segnala 4 minuti di recupero, come avevamo detto. Intanto si riprende Riso in controllo del pallone.
sbaglia il controllo con la Cicco, ma ricordiamo splendida la prestazione oggi di Antonio Colacicco. De Simoni scambia con Rozzi, ripartenza, Riso si accentra, la conclusione vicinissima al vantaggio, ma riparte subito De Plano, ancora ripartenza, interviene sul pallone Riso, ancora un'altra ripartenza, la conclusione di punta murata. Azione da una parte e dall'altra, veramente quante emozioni, quante emozioni. Chiede ai giocatori dell'Hercules di sedersi in panchina. Riso, pronto alla battuta. Dentro, murato da De Plano. Ancora Napolitano. Pallone alto per Riso, controlla bene il pallone. Prova a girarsi, ma l'arbitro dice di alzarsi. Le proteste. Ancora Mocada, murato da Corona. Intanto siamo al 31esimo di gioco, si giocherà fino al 34esimo. Colacicco si gira, al tempo di girarsi, scambia con Riso, dentro il pallone per Corona che non arriva però. De Simoni appoggia per il numero 23 Pulvirenti, ancora per De Simoni che arriva sul pallone ma non controlla. Il capitano, che prestazione per lui, uno dei migliori in campo, intercetta ancora questo pallone, il tunnel per a danno di Riso, ma il pallone poi finisce tra le braccia di Napolitano. Pallone direttamente per Colacicco che stoppa di petto, lo controlla, non è uscito. Protesta in campo, il pallone infatti non era uscito. Errore dell'arbitro. Pulvirenti intanto sbaglia anche lui, ma non arriva bene sul pallone Riso. De Simoni ancora. Supera Riso, si accentra Mocada dentro. Intercetta Riso fortunatamente ed è rimessa dal fondo, dice l'arbitro. Ancora la ripartenza. Corona. Riso. Dentro, murato da Rozzi, Corona, per Riso, Corona ancora, protegge questo pallone, rimessa laterale per il Pomezia, siamo intanto al 33esimo, De Simoni. Non vede il taglio di Pulvirenti, intanto tenta il dribbling su Ferrara che intercetta bene Ferrara, ancora riparte, protegge questo pallone, non fischia fallo l'arbitro, un fallo netto e questa volta invece sì, poteva essere tiro libero, ma dice che non c'era nulla l'arbitro, invece solta fischia fallo a favore del Pomezia quando mancano circa un minuto e mezzo alla fine. L'arbitro non si è preso la responsabilità di fischiare questo fallo che poteva costare caro al Pomezia. Mani in testa intanto per Colacicco che ha subito una botta da Babusci. Un giramento di testa per Colacicco. Non sta bene Colacicco, entra lo staff medico in campo per capire la situazione. Manca circa un minuto al termine della gara. Si riprenderà da una punizione per il Pomezia. De Simoni pronto sul punto di battuta. L'arbitro fischia.
si giocherà ancora per almeno per un minuto. De Simoni scambia con Rozzi, tenta la conclusione, Murato da Monaco, entrata al posto di Colacicco. Finisce così 4-4. Agguanta il pareggio alla fine, nel finale di gara l'Heracles, doppietta di Colacicco, riso e corona per l'Heracles, per il Pomezia, De Simoni, Moncada, De Santis, Giordina. Finisce così, il Pomezia sale a quota 16 punti, l'Heracles lo rincorre a quota 14. Un ringraziamento da Francesco Di Luna e a Tiziana Palombi per le riprese, l'appuntamento è sul parquet per le interviste. Siamo qui con Corona, quest'oggi un pareggio con la prima in classifica, il Pomezia. Quanto conta questo risultato? Ma secondo me, per come è stata la partita, alla fine ci può stare. Rimane un pochino il rammarico perché siamo stati in vantaggio per buona parte della partita. Poi siamo stati un pochino, diciamo noi, squilibrati nella gestione forse del secondo tempo. E niente, ne è venuta sicuramente una partita spettacolare, che però ai fini di classifica forse noi oggi volevamo vincere. Quali sono le difficoltà principali che il Pomezia ha messo in campo per ostacolarvi quest'oggi? Ma sicuramente con loro non ti puoi permettere errori, perché come si vede dalla partita tre gol li abbiamo presi su tre errori nostri, ripartenze loro che sono micidiali, abbiamo preso tre gol. Questo fondamentalmente, bisogna fare meno errori possibili. Questo, ricordiamo, è il terzo pareggio di fila per l'Heracles. Cosa si può migliorare in queste settimane? Questo è un periodo un po' particolare, abbiamo adesso la Coppa martedì, venerdì sera andremo a giocare ad Aprilia e quindi ci alleneremo pochissimo. In campo adesso non so cosa è successo, però Riso sembra che si è fatto male, Corrente sembra che si è fatto male, Mella non c'è, tornerà mercoledì. Diciamo che le forze sono un pochino queste qui. Cosa si può fare? Dobbiamo essere più squadra in questo momento che magari quando poi vinciamo più con facilità. C'è ottimismo proprio per il match di Coppa Lazio contro il Supino fuori casa. L'andata, ricordiamo, l'avete pareggiato 2-2 qui. Sì, ottimismo ci deve essere. Noi andiamo là, comunque ci andiamo a giocare la partita. Dobbiamo, ti ripeto, valutare bene quanti siamo, chi siamo, le condizioni di tutti quanti, pensando che comunque venerdì abbiamo un'altra partita che per noi adesso diventa fondamentale. Siamo qui con mister Coporaletti, quest'oggi un pareggio per il Pomezia 4-4 qui in Colleracles, era uno scontro fondamentale per il vertice della classifica. Quanto conta questo risultato? Beh, importantissimo. Intanto buonasera a tutti. Noi sapevamo che sarebbe stata una partita difficilissima, conosciamo benissimo i ragazzi dell'Heracles, quelli che stanno prima al Cassio Club, conosco bene tutta la società, insomma. È stata una bella partita di calcio a 5, ritmi alti, agonismo sano, perché poi sano quando si esce dal campo, ecco, adesso stavamo tutti insieme, quindi bella partita, sono veramente contento. Secondo me il risultato è giusto, il primo tempo nettamente a favore loro, secondo tempo noi abbiamo fatto qualcosina in più, siamo stati sciocchi sul 4-2 a non gestirla. Anzi siamo andati noi sul 4-2, siamo andati noi sul quinto fallo quando stavamo tre falli per loro e zero per noi, poi abbiamo un po' forzato e quindi siamo stati soggetti al fallo, abbiamo preso qualche ripartenza di troppo, però ripeto, alla fine comunque per noi il pareggio, giocavamo sia sul pareggio sia su provare a portare via bottino pieno, sapevamo che loro erano bravi, quindi va bene anche così, va bene. Sarebbe andata bene anche se avessimo perso, perché poi a questo punto del campionato non conta fare troppi voli pindarici, secondo me conta fare le prestazioni. Oggi alla fine al secondo tempo è stata una bella prestazione, quindi va bene così, sono contento. Quanto è importante l'apporto di Moncada, che oggi ha siglato il 16° gol stagionale? Beh, Simone non lo scopro io, è un ragazzo che abbiamo fortemente voluto, anzi oggi secondo me ha giocato al 40%, un po' sofferto, poi si era un po' innervosito, però
Ma è importante l'apporto di tutti, Moncada, De Simoni, anche quelli che hanno giocato meno oggi, come Giardina, ha fatto un Eurogol, è un under, sta giocando magari poco rispetto, queste sono partite dove magari avendo l'under in porta riesco a far girare qualcuno un po' più di esperienza, però ripeto, Pulvirenti, Contardi, tutti quelli che sono scesi in campo hanno dato il massimo, anche fosse per due minuti, quindi è importante l'apporto di tutti dentro questo gruppo. Questa sarà anche una settimana piena perché giocherete il ritorno di Coppa Lazio mercoledì e poi giocherete in casa con il Città di Pontinia. Come lavorerete in settimana? Beh, quando ci stanno tante partite per i ragazzi è più bello perché si allenano meno e giocano di più. Per noi è un po' più complicato gestire anche gli allenamenti, però fortunatamente abbiamo una struttura al coperto che ci permette di allenarci. La società ci ha messo a disposizione tutto. Andremo martedì, sarà una gara difficilissima, loro sono una squadra esperta, hanno pareggiato in casa nostra, quindi andiamo avanti, il progetto è far crescere questa squadra, ci stiamo provando, secondo me la prestazione di oggi è un buon segnale, quindi va bene così. Grazie per la disponibilità e in bocca al lupo. Grazie, viva il lupo.